Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando avanti del gioco dall'inizio alla fine, tutto su PC, siamo nel bel mezzo del terzo atto, che dovrebbe essere l'atto finale del gioco. Stiamo controllando Magdalene, eccoci qua, e abbiamo appena avuto un incontro con il guardiacaccia del signore locale, che ha sparato questo povero maiale che aveva il colpevole essenzialmente di essere nel bosco quando non avrebbe dovuto esserlo. Detto ciò però, stiamo tornando in città, perché abbiamo scoperto parecchie cose interessanti sulla storia antica di Tessing, anzi di Tassing, scusatemi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo a dare un'occhiata alla locanda Mano d'Oro, che non ci siamo ancora entrati. Salve Killian. Ah, non mi saluti. Cioè, non mi parli. Anna, però, sì. Ciao Magdalene. Come sta tuo padre? Sta ancora male e peggiora di giorno in giorno. Sta mangiando? Devi assicurarti che mangi. So che in questa situazione non è semplice, ma ha bisogno del cibo migliore che avete, in dispensa per guarire. Ti farò portare da Nico qualcuna delle nostre buonissime mele più tardi. Sono sicura che a Klaus farebbe piacere una visita. Non disturbatevi per noi. Nessun disturbo. Siamo grati a Klaus per tutto l'aiuto che ci ha dato nel corso degli anni. Ci ha persino dato dei consigli per il nostro... Lascia stare. La vostra? Oh, è solo che... Beh, tuo padre è un uomo istruito, in materia di libri, certo, ma anche di affari di famiglia. E tu ne sei la prova, direi. Sei una ragazza rispettabile che ha cresciuto da sola. Scusa, non dovrei mettere in mezzo tua madre. So che per Klaus è ancora una ferita aperta. Non ti preoccupare. Sei diventata una donna sorprendente, Magdalene. Spero che avrai un matrimonio felice con un uomo degno della donna che tuo padre ha cresciuto. Ciò che sono diventata non vale niente. Ah, suscettibile come tua madre. Anche lei pretendeva che le fossero riconosciuti i suoi sforzi. Senza dubbio, padre Thomas avrà un'opinione diversa in merito, ma io ho sempre apprezzato il modo in cui lottava per dimostrare il suo talento. Proprio come te. Ho parlato abbastanza. C'è del lavoro da fare. La locanda non si manda avanti da sola. A presto, Magdalene. A presto. Ricordatevi che Anna se la faceva col mugnaio, eh? Non all'insaputa del marito. Il marito lo sapeva. Però a quanto pare lei non ha subito ripercussioni. Salve Nico, ecco il marito. E salve Werner, il dottore. Magdalene, dimmi una cosa. Se proprio devo. Sono più grande di te e sono nel consiglio. Cosa ho mai fatto di male per meritarmi una vita a Tassing? Cosa ha da offrire questo patetico paesino a un uomo come me? Dimmi Magdalene, sarò ubriaco, infatti. Più di quanto abbia da offrire tu, che è pari a zero. Ero destinato alle corti dei re. Non a una città piena di contadini che si riproducono più in fretta dai conigli nei prati. Una città dove artigiani e uomini dotti, come me, Baltas e persino tuo padre, sprecano il loro genio. E tra qualche decennio saremo morti. E Tassing ci dimenticherà tutti. Addio non importa. Non si è mai preoccupato di me. Ci ha abbandonati tutti quando l'abbazia è stata distrutta. Si è promesso che Dio esista. Hai bevuto troppo, dottore, non sa cosa dice. Non sono mai stato più lucido. Sembri Baltas, sempre a vomitare un torrente di parole, parole stupide. Eppure, non sei riuscito ad avere di meglio di questo branco di zotici. Sei sempre stato destinato al fallimento, razza di stro. No, stai cercando di provocarmi, ma io non cederò. Non troverai mai un marito con questo atteggiamento, ragazzina. Se devo scegliere tra scapoli come te, tanto vale che mi faccia suora. Sono un bravo uomo, che diavolo. Colto, con una posizione. Avrei potuto avere qualsiasi donna desiderassi, se solo me ne fossi importato qualcosa. Saresti una suora tremenda, in ogni caso. Se hai intenzione di comportarti da stronzo, tanto vale che me ne vada. Anzi, alza gli occhi al cielo. E ammutolisci subito se qualcuno risponde. Ma guarda un po'. Se hai intenzione di comportarti da stronzo, tanto vale che me ne vada, gliel'ha detto comunque. Ho un murale da proseguire. Fai come ti pare, Magdalena.
Basta che non rovini il murale. Non che faccia alcuna differenza. Ok, abbiamo parlato pure con Werner. Una piacevole discussione, devo dire. Ma quindi l'abbazia è stata distrutta e non possiamo andarci allora? Effettivamente non ci siamo ancora andati. Direi che è giunto il momento di andare a vedere un po' cosa è rimasto all'abbazia. Guardate la foresteria che non viene. La stradina che non viene più praticata. La casa dell'abate è chiusa. E come vedete dalle piante è praticamente disabitata. Abbazia superiore. Non si può più entrare né nella chiesa né nel chiostro. Sì, è proprio tutto distrutto. Però possiamo andare nel santuario. Prima parliamo con Marta. Oh, ciao Magda. Sei diretta al convento per caso? Perché me lo chiedi? Stai pensando di unirti alle Clarisse? Forse. Oh, questa sì che è una bella idea. Perché mai vorresti fare una cosa del genere? Facciamo che la incoraggiamo. Dici davvero? Io non ne sono molto sicura. Sii onesta, che prospettive ho? Con l'infortunio di papà e io ancora nubile a 25 anni, più vecchia di tutti gli altri ragazzi della città. Se non mi vedono come una sorella, mi vedono come una mamma. E quando papà morirà, non presto, se Dio vuole, non potrò reclamare la fattoria. Perderò la mia casa. Senza Antonio non c'è nessuno che potrà prendere il posto di papà. Potresti sempre sposarti prima di allora. Che ingiustizia, dovresti poter ereditare la proprietà. Capisco che sono tempi duri, ma sei davvero sicura che questo ti renderebbe felice? Mi permetterebbe di avvicinarmi al Signore. Non dovremmo volerlo tutti? Perché non sottrarsi alle tribolazioni del mondo? Sai bene quanto me che non è sicuro qui fuori. Le mura dell'abbazia non bastarono a proteggerla durante la rivolta. Prima o poi il mondo viene a bussare, con le spade. Non mi piace pensare a cose del genere. Già così ho abbastanza preoccupazioni da non dormire la notte. Ma diventare una Clarissa è un impegno per la vita. Non so se sono pronta. Penso che dovresti unirti alle sorelle. Hai elogiato l'idea di diventare suora, però non basta. Voglio dire, che altre prospettive hai? Beh, potrei andarmene definitivamente da Tassing. Trovare un marito adeguato. Non sarà affatto semplice, ma è possibile. Solo perché non ho prospettive da Tassing non significa che io non possa trovarne altrove. Ancora non me la sento di rinunciare al resto del mondo. Inoltre, ho ancora papà di cui occuparmi. Se mi unissi all'ordine, lui rimarrebbe solo. Non credo sia il momento giusto per diventare una Clarissa. Forse un giorno, ma non adesso. Grazie per la conversazione, Magda. Avevo parecchie cose per la testa. Felice di esserti stata d'aiuto, Marta. A presto, stammi bene. Ok, entriamo nel santuario. Non c'è nessuno. Cioè, davvero se ne sono andati tutti? La mano di San Maurizio. Sono le Clarisse a prendersene cura. Ora che i benedettini se ne sono andate. E andiamo nel convento. Ma però se non c'è ancora Gertrude. Giustamente era quella con cui raccoglievamo le galle all'inizio dell'atto. State bene? Padre Thomas ci ha parlato dell'aggressione che ha subito vostro padre. Siete stata incredibilmente coraggiosa a correre dal dottor Stolz così tempestivamente. Soprattutto considerato che l'aggressore avrebbe potuto essere ancora nelle vicinanze. A dire il vero, lo devo a voi. Se non avessi letto la fisica di Hildegarda, non mi sarei mai resa conto di quanto gravemente fosse ferito. Bene, sono contenta che vi sia tornato utile, anche se avrei preferito che non fosse successo in circostanze così terribili. Ho acceso una candela votiva in più per entrambi questa mattina al santuario di Santa Sazia. Grazie, Sor Gertrude. Papà è più allegro di recente. Ma so che non gli resta molto tempo. Papà dice che il dolore è diminuito, ma il dottor Stolz teme che possa avere un'emorragia cerebrale. Potrei avere ancora un po' di psiglio nel capanno delle erbe. Se lo mescolate con del brodo o del vino caldo, gli riscalderà il cervello e preverrà l'infezione. Grazie sorella, sono grata per tutto l'aiuto che abbiamo ricevuto dagli abitanti di Tassing. Prego che abbiate ragione, sto cercando di tenermi occupata con l'affresco. Ma a volte vorrei solamente piangere. Il Signore presta ascolto alle vostre lacrime, Magdalene.
traete consolazione dalla sua bontà eterna. Dio volgerà tutto, egli volgerà tutto questo al bene, a prescindere da come appaiono le cose ora. Egli vede oltre il tempo stesso, mentre noi siamo limitati al presente. L'ho vissuto abbastanza a lungo, ho vissuto abbastanza a lungo da vedere i suoi frutti anche quando pensavo che il diavolo avesse bruciato i campi. Abbiate fede, Magdalene. Grazie sorella, le vostre parole mi scaldano il cuore. Dio vi benedica, sorella. Ok. Accarezza il figlio di Mossfanger. Giustamente è il figlio del gatto. Non c'è più il gattone Mossfanger. Qui dentro non c'è nulla. Beh, soliti fiori. Dovrei raccogliere un po' di Artemisia per far calare la febbre a papà. Potrebbe non essere così potente come quando la raccogliamo alla vigilia di San Giovanni, ma dovrebbe comunque funzionare. Entriamo nella casa della priora. Franziska? È nuova? Spero di poter parlare con voi. Speravo di poter parlare con voi. Avete un momento per caso? Certo, madre, come posso esservi d'aiuto? Mi è giunta voce che state lavorando al murale della Rathaus. Della Rathaus, scusatemi. Dopo la terribile aggressione a vostro padre. Sì, sono entusiasta di dipingere la storia della città. Il vostro entusiasmo e la vostra insistenza risultano molto preoccupanti per alcune persone in città. So che il consiglio inizialmente era titubante, ma poi tutti hanno convenuto che sarei stata in grado di farlo. Alcune persone? Sì, Magdalene, me compresa. Capisco quanto dobbiate aver sofferto per la morte di vostra madre, avvenuta quando eravate così piccola. Senza una figura materna che vi guidi, non c'è da meravigliarsi che la vostra anima abbia deviato dalla sua natura. Cosa? Il perseguimento di tali mestieri non è per le donne, ma per gli uomini. Come scrive Paolo, Dio chiama le donne a lavorare a casa, non in bottega. Benché sostenere vostro padre sia lodevole, proseguire il suo lavoro è imprudente. Ci sono molti giovani a Tassing degni di voi, o forse avete una vocazione diversa. Vorrei offrirvi un posto qui, tra le suore. Sarete anche stata ordinata madre, ma di certo non siete mia madre. Un attimo, secondo chi io sarei preoccupante? E come vi è giunta questa voce in ogni caso? Non siete sempre chiusa qui dentro? Mio padre mi ha insegnato a gestire la bottega e io adoro stampare. Cosa c'è di male nel mestiere del tipografo? Le arti conducono all'edonismo e al peccato, Magdalena. Assecondano i sensi e ci allontanano dal Signore. Essere una vecchia bisbetica amareggiata invece vi avvicina a Lui, è così? Anche l'arte può glorificare Dio, proprio come l'affresco nella chiesa. Questo è quello che sto cercando di fare. Bene, posso solo pregare affinché lo Spirito Santo guidi la vostra mano per glorificare Dio. Tuttavia, l'invito a entrare in convento è sempre valido. Grazie, Madre Francesca. Prenderò in considerazione quello che avete detto. No, non ho alcuna intenzione di unirmi alle Clarisse, Madre Francesca. Fine della questione. Molto bene, che Dio vi benedica. Ok, quindi lei ci ha offerto. Credo sia abbastanza palese che possiamo decidere appunto il futuro di questa ragazza. Margarete. Salve Margarete. Sono Magdalene. Oh Magdalene, che Dio vi benedica. E possiamo probabilmente scegliere se rimanere a Tassing, andare a Praga, o cioè rimanere a Tassing come tipografa, oppure farci entrare nelle Clarisse, credo. Di solito non venite in convento da sola. A cosa dobbiamo la visita? Non che voi non siate la benvenuta, ovviamente. È sempre meraviglioso ricevere visite. Oh, Madre Francesca mi stava facendo la ramanzina sul murale. Niente di particolarmente interessante. Una ramanzina? È brava a farle. Quasi quanto Leo lo era a Padre Gernò. Qual era l'argomento della ramanzina? Mi stava sconsigliando di dipingere il murale. Pensa che io debba dedicarmi ad altro. La grave impietà di una donna che osa dipingere. Chiaramente lo considera un lavoro maschile. Ma le altre suore benedettine dipingevano distintivi da vendere e la chiesa approvava. Madre Francesca ha tante idee diverse rispetto alle benedettine. Penso di non essermi ancora abituata a essere una Clarissa. Vi manca molto il mondo esterno, sorella?
Sì, a volte. Mi mancano soprattutto le altre suore benedettine. Era restia da me, ero restia ad ammetterlo, immagino. Ma suor Lisbeth aveva una voce meravigliosa. Stavo sempre accanto a lei, se potevo. Perché siete rimasta allora? Perché non ve ne siete andata quando le benedettine hanno lasciato Kersau? Ah, a dire il vero, avevo troppa paura di andarmene. Kersau è casa mia. Non mi piaceva l'idea di abituarmi a un posto nuovo. Imparare a conoscere il convento da cima a fondo è stato già abbastanza difficile. Non sono mai uscita molto dal convento, comunque. Qui so dove sta tutto, anche se è cambiato nel corso degli anni. Anche Suor Gertrude aveva già in programma di restare. Il giardino ha sempre bisogno di cure, e quattro mani sono meglio di due. E comunque non potevo abbandonare Mossfanger. È meraviglioso poter chiamare casa un luogo come Kersau. Non immagino nemmeno quanto debba essere stato freddo e solitario il convento dopo che tutte le altre se ne sono andate. Ah, certo, lei è la vera regina di Kersau. Facciamola parlare del gatto, vediamo se dice qualcosa. O meglio, della gatta. Il convento ha cambiato molto da quando sono arrivate le Clarisse. Sì, il cibo è più semplice e alcune preghiere sono diverse, ma tutte le faccende da sbrigare e il giardinaggio sono uguali. A Gertrude manca preparare l'inchiostro per lo scriptorium. Ma a me non è dispiaciuto imparare le nuove usanze delle sorelle. A proposito, credo che dovrei tornare alle mie faccende. Certo, sorella, mi scuso per l'interruzione. Ok. Beh, dialoghi un po' abbastanza normali, in realtà. A questo punto direi di tornare. Abbiamo esplorato l'abbazia, o meglio, non c'è più l'abbazia da esplorare. Qui infatti è tutto in rovina. Possiamo andare allora a cercare, forse era qui sopra, il figlio di Till. Tu mi dici qualcosa? Sì. Buongiorno, Magdalena. Dai, dimmi che possiamo chiedere aiuto a lui per il disegno. Come procede il murale? Sembra stia venendo bene. Oggi inizio la prima parte, dipingerò la fondazione di Tassing e l'arrivo dei Romani. Beh, di certo non ti mancheranno i modelli. Tassing è disseminata di rovine romane, sono quasi una seccatura. Che tipo di murale hai scelto di realizzare, Magdalene? Credo che Klaus stesse progettando un affresco. Allora, inizierò stendendolo in tonaco e poi dipingerò l'affresco su di esso, in modo da avere una consistenza più uniforme. Si potrebbe usare diverse tecniche, ma penso che l'affresco sia quella più adatta per la parete di Rathaus, perché il consiglio ha intenzione di mettere becco sul modo in cui miscelo le pitture? Facciamo un secondo. La scelta è dovuta al tipo di muro o al tuo stile pittorico? A entrambi, in realtà. Non sapevo che ti interessassi all'arte, Paul. È sempre stata la mia passione, fin dall'infanzia, ma mio padre non approvava. Dopo che io e mia madre lasciammo Tassing, fummo ospitati dalla sua famiglia per alcuni mesi prima di sapere cosa era successo. L'amico di tuo padre, Andreas, fu lui a incoraggiarmi a disegnare. Mentre eravamo via, studiai nella biblioteca di mio zio. Quando tornammo, iniziai a collezionare libri sui diversi stili artistici. Non ne avevo idea, Paul. Perché non hai pensato di dipingere tu stesso il murale? Perché non sono abile quanto te e tuo padre, neppure lontanamente. So di aver espresso dei dubbi sul fatto che tu potessi occuparti del progetto, Magdalena, ma sei l'artista più abile di tutta Tassing. Dopo tuo padre, ovviamente. Ah beh, in ogni caso sono contento che il murale stia venendo bene. Scusa se ti ho fatto tutte queste domande in proposito. Sono stato così impegnato a prepararmi per la prossima riunione del consiglio che ultimamente non ho trascorso molto tempo con Anna. Dice che mi agito quando sono troppo impegnato. Il consiglio sta lavorando a qualcosa di nuovo? Stiamo prendendo in considerazione l'idea di effettuare controlli di manutenzione annuali in ogni casa di Tassing. L'idea ha incontrato molta più resistenza di quanto ci aspettassimo. E così qualcuno si oppone a un tuo progetto? Dio, che sensazione orribile, eh? Messaggio ricevuto, Magdalena. Ma poi abbiamo accettato di lasciarti dipingere il murale. In ogni caso, la questione è lungi dall'essere risolta. Immagino che arriveremo a primavera prima che si faccia effettivamente qualcosa. Sarà meglio che mi rimetta al lavoro? Grazie e scusa per l'interruzione, Magdalena. Dio ti benedica. A presto, Paul. Ok. Capisco
Casa dei Müller. Non penso sia qui. Qui abbiamo Ulrike. Vediamo però se c'è qualcun altro dentro con cui parlare. No, nessuno. Credo che la casa che sto cercando sia nella zona nord della città. Vediamo, eh. Centro città. E da qui andiamo a nord. Oh, salve, Craft. Non ci dice nulla. Zona nord. Carl non ci dice nulla. Ci è voluto molto tempo per costruire e montare l'orologio di Baltas. Entriamo nell'Arthouse. Ah, aspettate, però qui si va avanti, vero? No, non si va ancora avanti. Niente, allora andiamo fuori. No Stolz, ma Isenkopf, forse. No, non è questo. Non è questo. Qui nessuno parla. Nella casa degli Stolz non dovrebbe esserci nessuno, perché il dottore è fuori, sì. A questo punto non era nella zona nord, mi ero confuso. Cerchiamo il nipote del vecchio Till. No, no, grazie. Resi, parliamo con lei. Salve, signor Nadrukarin. Come sta Klaus? Io ed Endris siamo davvero preoccupati. Papà è di buon umore, ma continua ad avere cefalee e capogire. Se possiamo in qualche modo aiutarti, faccelo sapere. Endris è sempre disponibile. Lui e Klaus sono amici da molto tempo. Grazie a entrambi, vi siamo davvero grati. Se posso permettermi, Tassing non è la tua città natale, dico bene? No, sono originaria di Innsbruck. Come sei arrivata qui? Le vie della provvidenza sono infinite e imprevedibili. Ero solo una ragazzina che vendeva articoli di ogni genere al mercato, pentole e cose simili. Un bel giorno, quest'uomo si presenta alla mia bancarella, tutto agitato e balbettante, ma con un suo fascino. Parlammo a lungo, mi incuriosiva e presto me ne innamorai, come se avesse acceso un fuoco in me. Endris è un uomo agitato, è un uomo agiato e di talento, in fin dei conti, è un'anima buona. Com'è stato lasciare casa tua per seguire qualcuno che viveva così lontano da te, staccandoti dalla vita che avevi? È stato davvero spaventoso lasciarsi alle spalle Innsbruck, la famiglia e gli amici. Ma anche emozionante, sai, andare alla ricerca di nuove opportunità, crearsi una nuova vita. Non c'era granché per me a Innsbruck, poche prospettive per una ragazza povera. Passare tutta la vita a vendere cianfrusaglie al mercato non faceva per me. A volte bisogna correre dei rischi. Davvero illuminante, Resi. Sono contenta che tu abbia trovato la felicità qui. Ognuno di noi deve lottare per trovare la propria strada nel mondo, ma i bei momenti sono molto più numerosi di quelli brutti. È così che Dio ha voluto fosse il mondo. La sua benevolenza ci guida attraverso le avversità. Sento di essere stata benedetta, e alla fine anche Andris non si può lamentare. Lo assisto nella parte contabile della fucina e in altre faccende. Devi cavartela bene con i numeri allora. Quel fabbro è un'attività importante, quella del fabbro è un'attività importante. Lavorare nei mercati mi ha insegnato molto. Mi sento un po' più a mio agio con i numeri rispetto a Endris, per usare un eufemismo. Non posso darti una vera risposta, ma spero di averti quantomeno incoraggiata. Non dimenticare che anche tu sei importante e meriti di vivere la tua vita. Beh, ora devo aiutare Endris a fare alcune cose. Abbi cura di te, Magdalene. A più tardi, Tracy. Possiamo parlare finalmente anche con Andris. Come sta Klaus? Io e Resi siamo molto preoccupati. È vivo, e l'importante è questo. Hai scoperto chi lo ha aggredito? No, chiunque sia stato non ha lasciato nessuna traccia. Un crimine terribile, davvero terribile. Possa Dio prendersi cura di voi. Abbiamo già avuto abbastanza tragedie in questa città. Gertrude è passata a visitarlo? Mi fido più di lei che di quel dottore. Non è affidabile. È l'uomo più rancoroso che abbia mai incontrato. E non fa che peggiorare con il passare degli anni. Diceva continuamente di essere troppo bravo per Tassing, di essere destinato a cose più grandi. Eppure è ancora qui. Perché nel consiglio? Nonostante i suoi difetti, resta comunque un uomo istruito.
Questo ha il suo valore, immagino. Non mi sembra giusto. È come il signore ha stabilito. Almeno spero. Ah, non dovrei spettegolare. Se c'è qualcosa che io e Resi possiamo fare per voi, faccelo sapere. Senz'altro, grazie per la tua gentilezza, Enris. Ci mancherebbe. Devo a tuo padre più di quanto io riesca a esprimere. Abbi cura di te, Magdalena. Ok. Oh, qui abbiamo un bel po' di persone in realtà. Matilda. Ciao Matilda, ciao Voislav. Come state? Benone, il Signore ci ha benedetti più di quanto meritiamo. E tu come stai, Magdalena? Ero preoccupata visto che ora devi occuparti da sola della casa e del laboratorio. Permettimi di portare un po' di zuppa a te e a tuo padre. Sei molto gentile, Matilda. Grazie. Niente affatto, Magdalena. Questo è il modo in cui io e Voislav serviamo Tassing. La nostra vocazione sarà anche cambiata, ma la nostra gratitudine verso Dio e la città è rimasta immutata. Vi siete sempre fatti in quattro per la città. I tuoi vicini si sono presi cura di noi nei momenti difficili. Ah, se ripenso a quei giorni, mi sembrano un'altra vita. Una vita più difficile, senza dubbio. Mi sembra che anche adesso la vita sia abbastanza difficile. Non riesco a immaginare i momenti difficili che hai dovuto passare. La vita di una suora può essere impegnativa, ma non ho mai dovuto affrontare le difficoltà che tu stai vivendo, Magdalena. Quale aspetto della tua vecchia vita ti risultava difficile? Più di uno. Era difficile mantenere i miei voti, la mia disciplina. Non riuscivo a vivere come facevano le mie sorelle. Infransi i miei voti, e Voislav fece altrettanto. Dio mio, Matilda, non c'era proprio nessun altro. No, dai, poverino, vi siete innamorati. Proprio così. Beh, la sedussi. Non credo proprio. Stai raccontando alla giovane Magda che tu avresti sedotto me? Voislav, ti prego. Quindi lasciaste l'abbazia? Anche se nessuno sapeva ciò che avevamo fatto, la questione mi stava rodendo il cuore. Tra questo e l'essere falsamente accusata di aver ucciso il vecchio barone, eri terrorizzata. E giustamente. Tutti noi dobbiamo rendere conto dei nostri peccati, Magdalena. Scusatemi, temevo che avrei dovuto scontare la mia pena prima di quanto pensassi. Sono stati gli anni più difficili della mia vita. Feci penitenza e pregai Dio di assolvermi. Ma il Signore provvede sempre, anche nei giorni più bui. La distruzione dell'abbazia ci offrì una seconda occasione. Immagino che gli abitanti della città non fossero troppo felici di accogliermi. All'inizio ci fu qualche sospetto, sì, ma ci dimostrammo utili nei giorni seguenti e presto si ricredettero. Il Signore perdona più facilmente agli uomini, Magdalena. Non pensare mai di dover rimanere in un luogo che ti induce al peccato, anche se gli altri lo considerano divino. Sono contenta che voi due possiate finalmente vivere insieme, ve lo meritate. È solo per grazia di Dio che possiamo trascorrere questa vita insieme. Spero passino ancora molti anni prima di doverci separare, se Dio lo vorrà. Ad ogni modo, Magdalene, ti porterò quella zuppa tra poco. Grazie, Matilda. Dio ti benedica, Magda. Dio ti benedica. Ok. Anche loro due quindi fatti, andiamo da loro ora. Magdalene, cara. Buona giornata, Magdalene. Ciao. Come sta tuo padre? Sta meglio, o almeno credo. Prego per voi, ne avrete bisogno come Werner. Anna, non parlare male del buon dottore. Sta facendolo il suo meglio. È un ubriacone cinico e fallito. Lo sanno tutti. Tutti abbiamo gli occhi per vederlo. Eppure dovremmo fidarci e credere in lui. Potrebbe ispirarlo a diventare migliore. Tutti hanno bisogno del sostegno della loro comunità, Werner incluso. Proprio così. Finché qualcuno non morirà a causa della sua incompetenza. Ah, non importa. Sono solo contenta di stare seduta un momento. Sono così stanca. Andreas e Ulrich riescono a sfinire anche la persona più vigorosa. Nemmeno il giovane Hotz è riuscito a stare dietro a questi due. I bambini piccoli sono al contempo una benedizione e una maledizione. Mamma! Ulrich, sta bene? Oh sì, voleva scappare e nascondersi in modo che io andassi a cercarla. Dopo aver ripreso fiato per un momento. Non credo che le piaccia il fatto che io ci metta così tanto.
tu non giochi, Andreas? Non ti nascondi con tua sorella? No. Questo giovanotto non perde mai di vista sua madre. Dì un po', Magdalene, potresti forse andare tu a cercare Ulrich al posto mio? Oh, certo, mi farebbe piacere. Meraviglioso. È da qualche parte in città, anche se ormai non saprei bene dove. È partita di corsa lungo la strada, verso la panetteria. Immagino che riuscirai a trovarla seguendo le risatine. Allora vado. Ok, abbiamo preso pure la missione di trovare Ulrich, Fabian Ruiz e Ursula. Ah, loro non ci parlano però. Peccato. Allora, andiamo a cercare Ursula. Ulrich, volevo dire, direttamente. Dobbiamo andare sicuramente da questa parte. Davvero non c'è qui? È andata verso la panetteria, dicevano. Qui dentro, magari. Salve, Gret. Buongiorno, Gret. C'è un profumo paradisiaco qui. Oh, ho appena finito di stendere un po' di pane all'uvetta. Ho pensato di fare una sorpresina ad Andreas e Ulrich. Oh, che idea dolce. Oggi avevo un po' di tempo libero e mi piace tenermi occupata. L'anima dei dirigenti sarà fatta ricca, dopo tutto. Inoltre, mi piace fare un salto da Anna e vedere i miei nipoti. Sono più fortunata di quanto avrei mai immaginato. Paul e Anna sono una coppia davvero adorabile. Ulrich non crederebbe ai suoi occhi se ci vedesse ora. Vorrei che potesse conoscere i suoi nipoti. Sono sicura che si starà allegrando insieme a tutti i santi in cielo, Gret. Ho sempre trovato strano che tua figlia sposasse il figlio dell'uomo che ha ucciso tuo marito, infatti. Hai ragione. All'inizio mi ero arrabbiata quando Anna ha preso in simpatia il giovane Paul. Era un ragazzo sempre tranquillo, ma temevo che sarebbe diventato come suo padre. Beh, non avevo motivo di preoccuparmi. Paul è davvero un bravo uomo e un buon padre. Ha ricostruito questa città da quello che era. Ed Els stravede per quei bambini più di me. Ha sicuramente fatto molta strada da quando l'ho conosciuta. Era così remissiva. A proposito, hai visto Ulrich? Essi mi ha mandato a cercarla. Stiamo giocando a nascondino. Beh, potrei aver sentito qualche risatina a nord del villaggio poco fa. Ma non voglio rovinarle il divertimento. Ah, ho chiacchierato troppo. Devo occuparmi dei miei impasti. Ti prego di scusarmi, Magdalena. Certo, Gret, a presto. A questo punto abbiamo capito dov'è a nord del villaggio, quindi andiamo a cioccarla. Dove può essersi messa? Tu mi dici qualcosa? No, sarà nell'art house. Penso sia nascosta qui. Nope. Allora nella casa di Stolz. Magari è entrata di nascosto. Neanche. Allora qui nel laboratorio segreto. Vediamo un po'. Nope. Nope. Nemmeno. Strano. Non può essere finita. Beh, quella è l'interazione con l'Art House, non c'entra con Ulrich. Molto strano. Magari può essere andata da questa parte? Tu non mi dici mai nulla. Provo ad andare di qui. Io non c'è niente. Magari è andata verso il mulino. Nemmeno. Paul non mi dice nulla. Vediamo se è qui dentro. Vediamo se è in casa. Eccola. Ciao Mag. Ma scusa, ma è qui? Non sto giocando a nascondino. Bughino, o è qualcosa di normale? A questo punto torniamo alla casa dei Duker.
Un attimo, andiamo a comunicare che appunto abbiamo trovato Ulrich ma è a casa sua. Se trovi Ulrich, cos'è che dici? Dille di tornare qui, per favore. D'accordo, cara, ma l'ho già trovata. Magari devo ricaricare là e devo far andare avanti un po' l'ora, magari. Salve, Oz. Ehi, Max. L'hai avuta vinta col murale, eh? Non mi aspettavo che saresti riuscito a convincere il consiglio come hai fatto. E io non mi aspettavo che la città scegliesse un deficiente come te per il consiglio, quindi immagino che siamo pari. Dio santo, Max. Volevo essere un complimento. Il resto del consiglio rimuginava sulla questione da non so quanto tempo. Nemmeno io avevo voce in capitolo. Poi sei arrivata tu e li hai zittiti in pochi minuti. Ci vorrebbero più donne come te in città. Questa città è piena di donne risolute. Che aspettate a farci entrare nel consiglio? Devi prendertela con l'attuale signore. Inoltre, credo che nessuna di loro abbia una testa dura come la tua, in senso buono. Sei l'eccezione che conferma la regola, Magdalene, come sempre. Devi esserti dimenticato di Agnes? Quella non le manda a dire nessuno. Non volevo dire questo, lei non è... lascia perdere, non importa. Ad ogni modo, vederti tenere testa al consiglio in quel modo è stato fantastico. Lo so che faccio parte anche del consiglio, ma a volte ho l'impressione di non avere alcuna influenza. Ce l'hai? Sei stato il primo a dare l'assenso affinché mi occupassi del murale. Solo dopo che l'aveva fatto tuo padre. Ancora mi sento in colpa, avrei dovuto prendere subito le tue difese. Essere il più giovane del consiglio si è rivelato più difficile di quanto pensassi. So che Balthas e Werner non mi ritengono capace, e persino Paul dice che sono troppo avventato. Mio padre è morto cercando di cambiare le cose in questa città. Sta solo cercando di portare avanti la sua eredità, ma sembra che gli altri non contemplino nessun cambiamento. Non demordere, Oz. Loro sono fermi al passato, ma noi guardiamo al futuro di Tassing. Grazie, Max. Magdalene. Ci vorrà del tempo, ma forse prima o poi mi ascolteranno. Vabbè, torno ai miei doveri. È meglio. Ci vediamo, Max. Ok. Io però adesso dovrei andare a vedere qual era quella persona a cui dovevo parlare. Ecco, storia antica di Tassing. Il nonno di Till. Esatto. Il vecchio Peter, che devo andare anche a parlare al vecchio Peter. All'ercio ho già parlato. Quindi vecchio Peter e il nonno di Till. Ma Till devo trovarlo però. Speravo di poter vedere il cognome di Till. Andiamo a parlare al vecchio Peter allora. Prima però passiamo di qui. Salve Magdalene. Ciao Hans. Spero che tuo padre si riprenda rapidamente. È un bravo uomo. Il dottor Stoltz pensa che dovrei prepararmi al peggio. Anzi, grazie, glielo riferirò. Questa città ha visto troppe cose terribili, ma ci siamo già ripresi in passato. Forse il signore riporterà in salute anche tuo padre. Prego che tu abbia ragione. Sii grata di poter passare questi momenti insieme a lui, credimi. Vorrei aver potuto fare altrettanto con Elwig. Comunque, è ora che mi rimetto all'opera. Ok, dialogo abbastanza povero. Ma ecco i maiali. Simon, non è che sei è un tuo il maiale che è scappato? Ho sentito quello che è successo a tuo padre. Come sta? Deve stare a riposo. Ha ricevuto un violento colpo alla testa. Sono preoccupata a dir poco. Hans vi manda i suoi saluti. La famiglia Bauer sta pregando per una pronta guarigione. Grazie, e ringrazio anche Hans e aiuta da parte mia. Lo farò. Klaus è sempre stato una colonna portante di Tessing. Mi dispiacerebbe molto che morisse. Sarebbe... scusa. Non preoccuparti, anch'io temo il peggio. Non bisogna ignorare le proprie paure. Ti manca tuo padre? Quello vero, intendo. Se mi manca... un po'. Non ricordo molto di Joseph. È diventata una specie di foschia, una debole eco, una sensazione, un'emozione occasionale. Ero molto piccolo quando fu ucciso. La mamma ha detto che ebbi difficoltà a realizzare l'accaduto per parecchio tempo.
Ti capisco. Mia madre è come un vuoto nella mia vita. Non mi rimane nulla di lei. Ah, è vero. Non l'hai mai vista, giusto? Non hai neppure un ricordo. In un certo senso, basta che ti guardi allo specchio. Dio ti ha plasmata a sua immagine e somiglianza. Immagino che come potesse essere. Testarda e ribelle, vero? Ma come faccio a sapere se sono davvero come mia madre? Tutto ciò che ho di lei sono i racconti altrui. Se quel che serve, non mi sembra che le persone ricche e potenti ci tendano molto. Cosa c'entra? Vabbè. Beh, tu leggi molti libri, no? I racconti parlano di cose vere. I libri e i racconti parlano di tante cose. Vabbè, tanto io non so leggere. Ti piacerebbe imparare? Non ho tempo, il lavoro alla fattoria non finisce mai, soprattutto con le tasse che ci divorano. Ad ogni modo, l'inverno sta arrivando, quindi ho parecchi preparativi di cui occuparmi. Spero davvero che Klaus si riprenda presto, Dio vi protegga entrambi. Ok. Possiamo parlare anche con Eddie? Va bene. Ho sentito dire che hai costretto il consiglio a lasciartelo fare. Non mi interessa il consiglio, voglio solo finire il murale per mio padre. Sei una ragazza diligente, Magdalena. Nessuno può blasfemarti per questo. Ma tu che dipingi la Rathaus? Non credo che sarebbe mai potuto succedere quando ero giovane. Solo quelle vecchie suore benedettine si dedicavano all'arte. Non credi che fossero felici senza nessuno a cui dover badare? Che vita! Eccetto per le preghiere, ovviamente. Per me, ascoltare Padre Thomas la domenica basta e avanza. Ad ogni modo, è bello vederti tenere testa al consiglio. Il giovane Zimmerman sembra avere la testa sulle spalle, però. Una volta che ti sarai accasata con lui, avrai una bella vita davanti a te. Oz, non ho intenzione di sposarlo. Sei sicura che ci siano delle prospettive migliori per te in questa città? Non dirmi che preferiresti il giovane Gertner. Preferirei andarmene da Tassing e vedere cos'altro c'è là fuori. Dimmi quale altra città nell'impero ha due santi e la nostra fresca aria alpina. Ma tu sei sempre stata destinata a un percorso diverso, proprio come tua madre. Il mondo fuori da Tassing a me non interessa, ma ti auguro buona fortuna. Grazie, Eddie. Ok. Lei invece non vuole parlare. A questo punto andiamo alla fattoria dei Gertner e parliamo col vecchio. Vecchio Peter. Salve, Peter. Posso parlarti un momento? Come? Posso parlarti un momento? Dio santo, non urlarmi contro. Scusa, Peter. Insomma, cosa vuoi? Mi domandavo se potessi raccontarmi qualche storia su Tassing. Oh, i vecchi racconti, eh? Ne è passato di tempo dall'ultima volta che qualcuno si è degnato di chiedermi cosa ho da dire. Ma in questo cranio frulla ancora qualche vecchio racconto. Esistono dei miti precedenti all'arrivo dei Romani a Tassing? Certo che esistono. I Romani non furono i primi a venire qui, sai? In questi boschi dimorano spiriti ben più antichi dei santi, più antichi dei Romani. Proteggevano Tassing quando ancora San Maurizio non aveva messo il suo benedetto piede in città. Ma Padre Thomas dice che l'unico spirito buono è lo Spirito Santo, tutto il resto è diabolico. Se fosse vero, allora Tassing sarebbe già sparita prima che i romani potessero conquistarla. Sono Percita e la sua caccia selvaggia a tenere lontani gli spiriti maligni. Proteggono Tassing sin dalla fondazione. Molto prima di quei romani, i nostri antenati vagavano per queste montagne a seguito di un grande capo chiamato Retus. Aspetta, Retus non è un nome latino? Eh? Il suo nome termina con la desinenza singolare maschile che caratterizza la maggior parte dei nomi maschili romani. Molti nomi terminano con le stesse lettere, ma ciò non significa che siano latini, no? Ora smetti di bacchettare e ascolta. La gente non era così pacifica come lo è ora. Le tribù combattevano continuamente fra loro per accaparrarsi le terre migliori. Il vecchio capo tribù era un dannato codardo che trascurava i vecchi dei, troppo orgoglioso per tributare loro delle offerte. A causa sua, gli dei prediligevano altre tribù e il popolo di Retus non aveva una terra propria. Erano costretti a vagare per le valli e le montagne, cacciando e raccogliendo ciò che riuscivano per sopravvivere.
Un giorno, all'approssimarsi dell'inverno, Retus andò a caccia e trovò un lupo ferito impigliato in una trappola. Ma invece di uccidere la bestia, come la maggior parte degli uomini avrebbe fatto, l'aiutò a liberarsi. Il lupo era uno spirito sotto mentite spoglie? Perché fare una cosa del genere? I lupi uccidono il bestiame. Carla mi ha detto che il mese scorso due delle sue pecore sono state uccise dai lupi. No, il lupo era uno spirito sotto mentite spoglie? Certo che no. I lupi sono lupi, ragazza. Gli spiriti non hanno bisogno delle pelli degli animali per esercitare il loro potere. Comunque, hai capito il concetto. Gli antichi dei ripagano sempre i favori, e Percita è la dea della caccia selvaggia. I lupi sono i suoi animali. Lei guida la caccia selvaggia e i lupi guidano le cacce nella foresta. Ai miei tempi, chiunque sapeva che porta sfortuna uccidere un lupo. Ora sono l'unico che ricorda queste cose. Percita vide l'azione di Retus e decise di ricompensarlo. Così disse al lupo di condurre il capotribù alla sua sacra sorgente. Retus condusse il suo popolo alla sorgente e fondò lì la sua patria. Da allora siamo sempre rimasti in questa valle. E poi arrivarono quei dannati romani e distrussero tutto. Ma capisci cosa intendo? C'erano altre divinità che proteggevano questo luogo prima di San Maurizio. È per questo che alcuni di noi onorano ancora Percita. Ci protegge da streghe e demoni. È una storia meravigliosa, perfetta per la prima parte dell'affresco. Ma ora ci pensa Dio a proteggere dagli spiriti e dai diavoli. Non abbiamo bisogno di Percita, la nostra salvezza è in Cristo. E Lercio mi ha raccontato una storia simile riguardo un lupo e una ninfa. Tuttavia la sua versione citava delle divinità romane. Bah, i romani cercarono di spazzare via tutte le antiche usanze, per sostituirle con le loro. Pensi che quegli sciocchi inebriati dal vino potessero permettersi, sì, di mantenere le nostre usanze? Permetterci di mantenere le nostre usanze? Avranno anche costruito questa città, ma non hanno scritto le sue storie. Dio mandò Percita a proteggere questi boschi, da quei bastardi col cervello fritto dal sole. Anche se ormai sono l'unico che sa della sua esistenza attraverso le antiche usanze. E sui romani? Conosci qualche leggenda romana di Tassing? Leggende romane? Puh. Non mi interessano né i racconti dei forestieri né le storie di divinità altrui. I romani non fecero altro che sottomettere il nostro popolo e distruggere questa città. Da allora non abbiamo smesso di ricostruire Tassing, generazione dopo generazione. Eppure ci allontaniamo sempre più dalle nostre tradizioni e nessuno ne tramanda. Ormai queste storie interessano solo a Ursula. Ma se ti sto chiedendo di raccontarmi, per questo desidero conoscerle, Peter. Queste storie devono essere incluse nel murale. Sì, dai. Sul murale, dice? Oh, d'accordo, ma non so niente di quelle merdose storie sui romani. Va bene, ho capito. Ho molto su cui riflettere. Grazie per avermi raccontato le tue storie, Peter. Almeno c'è qualcuno che vuole ascoltarmi. La piccola Ursula anni fa si sedeva accanto a me e ascoltava ogni cosa sulle vecchie usanze. Ora è troppo occupata, naturalmente, ma potresti parlare con lei. Forse ricorda più cose di quante ne ricordi io adesso. Ascoltava anche la vedova. La vecchia Ottigna ne sapeva più di tutti noi sui tempi antichi. Ah, sono stanco. Tutto questo parlare mi ha indolenzito la mascella. Ti lascio riposare allora. Dio ti benedica, Peter. E a questo punto andiamo a parlare con Ursula. Penso che la troveremo in casa. Veronica. Clara. Dov'è Ursula? Magari sopra? Nope. Parliamo con Clara. Come stai? Come sta Klaus? È difficile saperlo con certezza. Un giorno sembra stare bene e il giorno dopo riesco a malapena a capire le sue parole. Continuerò a pregare per entrambi. Entrambi meritate il meglio, la vita è già abbastanza dura con voi. Fammi sapere se hai bisogno di una mano in casa, ti aiuterò con piacere. Ah, le faccende domestiche. Sono stata tanto occupata al laboratorio e alla Rat House da dimenticarmene. Ah, non preoccuparti, posso venire a darti una mano. Inoltre, in questo modo potremo chiacchierare. E le chiacchiere fanno passare in fretta il tempo quando si lavora. Con tutti i miei figli ormai grandi e nessun marito di cui occuparmi più, devo rendermi utile in qualche modo. Va bene,
Aspetta, ma io potresti trascorrere le tue giornate rilassandoti invece di occuparti delle faccende di casa. Ah, non credo che ci riuscirei neanche se ci provassi. Jorg e Veronica ormai sono in grado di occuparsi della loro famiglia. Eva si prende cura di Oz e Ursula. E Fabian hanno la loro vita insieme. E Ursula e Fabian hanno la loro vita insieme. Non hanno più bisogno di me. E non è una bella cosa? Sembra triste. Vabbè, direi di sì. Ringrazio Dio che i miei figli siano tutti cresciuti e prosperi. Ma ora sento che la mia vita è vuota. Dopo tanti anni passati a occuparmi di loro e della casa, non so cos'altro fare. Potresti trovare qualcosa di nuovo da fare? Magari aiutando Greta al forno o qualcosa del genere. York dice che dovrei riposare di più, ma hai ragione tu. Preferirei tenermi occupata finché c'è ancora vita in queste vecchie ossa. Bene, allora è deciso. Verrò presto ad aiutarti nel lavoro di casa, va bene? A presto, Clara. Dio ti benedica, Magdalena. Perfetto. Parliamo anche a Veronica. Come va con l'affresco? Spero che mio marito non ti abbia infastidito troppo. No, il consiglio generalmente mi lascia lavorare in pace. Penso che Oz ci abbia messo lo zampino. Quel ragazzo ti ha messo gli occhi addosso, Magda. Almeno sta usando la sua autorità per fare del bene. Quelli lì hanno il vizio di mischiarsi in cose che, non sarebbe che sarebbe meglio lasciar stare. Quegli uomini hanno una cattiva influenza l'uno sull'altro, se vuole la mia opinione. Ora stanno discutendo di un controllo annuale dei cardini di ogni porta della città. Cardini? E chi se ne frega se i cardini nella nostra porta d'ingresso scricchiolano? Il consiglio è solo una compagine di vecchi che vogliono sentirsi importanti. Abbiamo già abbastanza da fare, così com'è. Se Dio avesse voluto che si sentissero importanti, li avrebbe fatti nascere signori. Ad ogni modo, penso che sia un bene che tu stia lavorando all'affresco. Vorrei che Artemis e Apollo si interessassero a qualcosa di simile. A proposito, li hai visti in giro da qualche parte? Ho chiesto loro di badare al pollaio, ma sono spariti. Menti, no, non li ho visti di recente. Stanno catturando le rane per metterle al tabernacolo della chiesa. No, abbiamo detto che non possiamo dire niente dello scherzo, quindi mentiamo. Uff. Questa città non è poi così grande, non capisco come facciano a scovare dei posti in cui non riesco a trovarle. Padre Thomas dice che sono dei poco di buono perché li ho chiamati come delle divinità greche. Dice che quei nomi hanno potere, ma a me piacciono comunque. Inoltre Apollo e Artemide erano divinità virtuose. Semmai dovrebbero comportarsi meglio. I nomi hanno solo il potere che noi gli concediamo di avere. Pensi davvero che con qualsiasi nome greco possa invocare divinità pagane? Forse hai ragione. Padre Thomas passa troppo tempo immerso nella lettura. Inoltre ci farebbe proprio una figuraccia. Padre Thomas lo scettico. Comunque sarà meglio che vada a scovare quei mascalzoni. Buona fortuna con l'affresco, Magdalene. Grazie Veronica. A più tardi. E a questo punto andiamo da Ursula, che mi sono ricordato dov'è, ovvero qui sopra, da questa parte. Dato che era con Fabian. Erano due qui. Erano quei due lì sopra. Qua. Ah, ma non. Comunque non si può parlare con lei? Strano. Entriamo qui dentro. Salve, Till. Oh, l'abbiamo trovato finalmente. L'ultimo che ci manca per ascoltare appunto le leggende passate. Till, al momento. Certo, di cosa hai bisogno? Oz dice che ultimamente si è ossessionato dal tuo dipinto. Sto facendo le ricerche sulla storia antica di Tassing per la prima parte del murale. Madre Illuminata mi ha raccontato che tuo nonno leggeva parecchi libri sulla storia della città. Ah, puoi dirlo forte. Non parlava che di aneddoti latini e vecchi cocci. Tutte le letture del nonno, però, provenivano dalla biblioteca dell'abbazia. E sai cosa è successo lì? Uff, tutto in fumo. Quindi non hai nessuno dei suoi vecchi libri? Solo pochi. Il nonno provò a comprarne altri quando l'abbazia finì sul lastrico, ma costavano troppo. Ma posso mostrarti qualcosa di meglio dai libri? Reperti? Qualcosa del genere. Insomma, non abbiamo nessun libro sugli antichi pagani, ma abbiamo la loro roba. Frammenti di vasi e animali di ceramica, mattoni di quella che sembrerebbe essere stata un'antica fucina, montagne di sale. Abbiamo addirittura trovato un piccolo orso intagliato nell'ambra. Dove hai trovato tutta questa roba?
Mica solo io. Carl trova sempre delle cose, pure Fabian. Qualsiasi contadino ti direbbe lo stesso. È tutto là fuori, nei campi, sotto la terra. Non passa stagione senza che venga fuori qualcosa. Dove tieni tutte queste cose? Da nessuna parte, semplicemente le accatastiamo insieme a tutte le rocce e le radici. Certo, sono reperti interessanti, ma non possiamo farci molto a parte guardarle. Cosa ne pensi di tutto questo? Non ti seguo. Che vita facevano queste persone, secondo te? Una vita dura, direi, ma non priva di comodità. Non troviamo molti resti dei loro vestiti o delle loro case. Devono essersi decomposti, quindi immagino che vivessero in capanne. Ma i loro utensili sono di buona qualità. Se non fossero tutti arrugginiti, probabilmente potrei utilizzarli ancora oggi. Non so perché, ma davo per scontato che vivessero nelle caverne o nel fango. Non erano cristiani, su questo non c'è dubbio, ma non erano neanche degli animali. Direi che la loro vita era faticosa, ma se la cavavano. In sostanza, non erano molto diversi da noi. Prima hai fatto un accenno al sale. Furono pa i pagani a fondare la miniera? Direi proprio di sì. Quasi tutti la considerano un'opera romana, ma io penso che i romani abbiano semplicemente continuato a scavare dove altri avevano già iniziato. Ecco perché Tassing era così importante per i romani, per il sale. Quindi Tassing non sorgeva semplicemente sulla Via Imperi. Era una delle tappe principali. Mi sei stato di grande aiuto. Mi fa piacere diffondere questo sapere. È importante che la gente conosca il proprio passato. Pensi che tutta questa roba pagana troverà spazio nel tuo murale? Domani io potrei passare all'Arathaus a portarti un po' delle cose che abbiamo trovato con i ragazzi, se vuoi esserti d'aiuto. Sarebbe fantastico. Sono contento che ti interessi, Magdalene. Pensavo che a nessuno importasse nulla dei pagani, se non a me e a mio nonno. A domani? A domani. Ok. Dovrei tornare all'Arathaus e mettermi al lavoro. Con calma, parliamo prima a Cristina. Ciao Magda. Ciao Cristina. Che fai di bello oggi? Aiuto la mamma. Ozza, ragione, sei davvero carina. Oh, grazie Cristina, anche tu sei davvero carina. Grazie. Non dirlo a nessuno, è un segreto. Manterrò il segreto. Sei divertente, Magda. Ok, parliamo anche con Eva. Ciao, Eva. Magda, tesoro, temo che Oz non sia qui. Oh, non importa, posso trovarlo più tardi se ne ho bisogno. Penso che sia andato all'Arathaus. Ha detto qualcosa riguardo al consiglio, ma se vuole la mia opinione, credo che ti stia cercando. È davvero gentile da parte sua. Ultimamente passa più spesso all'Arathaus. È molto affezionato a te, però sono sorpresa che trovi il tempo di farti visita. In questo periodo è sempre impegnato con il consiglio cittadino e si sta anche esercitando nella falegnameria. Alcuni anni fa gli ho suggerito di partire per un apprendistato, ma lui ha voluto assolutamente rimanere a Tassing. Penso che sia più a suo agio qui. Anche se questo significa che non sarà mai un artigiano di livello paragonabile a 8. Lo aiuto come posso, ma le mie abilità sono limitate. Inoltre, ho l'impressione che creda di essere lui a prendersi cura di me e non il contrario. È buffo come le cose cambiano nel tempo. Penso che a papà manchi ancora la mamma, anche dopo tutti questi anni. Tu non senti mai la mancanza di 8? Ogni giorno. Lo rivedo nei piccoli gesti di Oz. Nel modo in cui sorride e nella sua risata. Mi manca mio marito, ma sono orgogliosa di Oz. Sta diventando un giovanotto davvero in gamba. L'idea di vederlo crescere fino a diventare marito e padre mi riempie di gioia. Sarà un compagno meraviglioso. Chiunque lo sposi sarà una donna fortunata. È ora che inizi a cercare una sposa. È meraviglioso che Dio abbia finalmente concesso a Endris la benedizione di una moglie. Ma preferirei che Oz non si ritrovasse nella sua situazione. Meglio che si sposi prima, mentre può ancora mettere su famiglia. Ad ogni modo, sono sicura che avrai tante cose da fare. Ti lascio ai tuoi impegni. Mi fa sempre piacere vederti, Magda. Anche a me, Eva. Ok, abbiamo scoperto un po' di backstory del buon Oz, che ora non ci dice niente. E a questo punto direi che possiamo tornare a casa, credo.
Vediamo se possiamo fare qualcosa qui, come scrivere magari. No. Non possiamo ovviamente andare a dormire. E niente, ci dicono di andare all'art house. Quindi dovremmo andare all'art house. Qui non c'è nulla. Vabbè, andiamo. Centro città. Città zona nord. House. Oh, ora posso mettermi al lavoro. Ehi, Max, come procede l'affresco? Magdalene. Non puoi lasciar perdere. Max è molto più semplice. No, Otto Zimmerman. Non posso. Non chiamarmi. E va bene. Ad ogni modo, Magdalene, come va l'affresco? Non sembra ancora un granché. Beh, è ovvio che al momento non sia un granché, ma nemmeno tu, ma la città se ne è fatta una ragione negli ultimi 18 anni. Comunque, ho appena finito di preparare l'intonaco. Ora devo decidere cosa raffigurare. È difficile ricostruire la storia di Tassing dopo così tanto tempo. Dato che la biblioteca dell'abbazia è andata a fuoco, posso fare affidamento solo sulle storie della gente di Tassing. Anche quello che sono riuscita a scoprire sui romani e i pagani era indecifrabile. Sono dovuta andare alla vecchia miniera di sale per trovare qualcosa. Almeno ora so cosa dipingere per la prima parte dell'affresco. E allora, cos'è? Allora, posso dipingere come vivevano prima i romani. Che penso sia quello che ci ha detto Till, l'ultimo con cui abbiamo parlato. Possiamo dipingere la storia di Tassia e Marte, oppure la storia di Retus e il lupo, oppure ricreare l'immagine quella più sconvolgente nella miniera, ritraeva i nostri antenati che facevano sacrifici umani per placare Percita e gli spiriti. Questa roba qua non piacerà a nessuno. Però è probabilmente la verità. Probabilmente l'ultima e la prima sono quelle più reali. Cioè, è molto probabile che questi effettivamente facevano sacrifici umani. Però tecnicamente è un. Cioè, sarebbe un affresco che vedono anche dei bambini. Cioè, non mi sembra il caso di far dipingere. O dei sacrifici umani, qualcuno che fa dei sacrifici umani, appunto. Però voglio farlo, vai. Sacrifici umani? Non pensi che sia un po' esagerato? Non so come la prenderà il resto della città, soprattutto padre Thomas. Comunque, cosa ti ha spinto a scegliere questa storia? Penso che le ceramiche che ho trovato siano una fonte migliore delle storie che sono state tramandate a voce. In effetti è vero, ma penso che alcuni ne saranno sconvolti, soprattutto padre Thomas. Grazie per la spiegazione. Figurati, voglio che tutti voi capiate perché sto facendo queste scelte. Bene, ora che ho risolto questa parte dell'affresco, sarà meglio che inizi a pensare alla prossima sezione. Allora ti lascio al tuo lavoro, Max. Magdalene. Buonanotte, Oz. Buonanotte, Magdalene. E passano altre 2 ore e mezza più o meno. Ora che ho deciso come raffigurare la storia antica di Tassing, dovrei decidere come dipingere la storia di Kersau. La lettera di Madre Illuminata menzionava un tale Mathieu Faucigny Saux, che era stato monaco a Kersau. Diceva che conosceva molto bene la storia dell'abbazia. Dovrei scrivergli e chiedergli cosa ricorda. Ah, e devo anche rispondere alla lettera di Esther. Dovrei scrivere subito entrambi, prima di andare a letto. Ah, prima di cominciare a scrivere, dovrei leggere quel vecchio libro che mi ha dato Brigita. Forse scoprirò qualcosa di utile per il murale. Ma tutte queste cose, ragazzi, le faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti.
Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.